Buongiornissimo a tutti, Tiziana Manipasta è di nuovo qua con voi. Allora, io oggi voglio far contenta e Emanuela 70. Emanuela 70, ti saluto tanto come saluto tutti voi. Vorrei farla contenta con una ricetta tipica leccese, i pizzi leccesi. E spero di far contente anche molti, molti di voi iscritti. Allora, io volevo dire una cosa. Quando io metto la ricetta manuale e la ricetta bimbi e voi, magari molti di voi non hanno il bimbi, non vi dovete preoccupare. Allora, perché molti di voi mi rispondono, purtroppo io non ho il bimbi. Non vi dovete preoccupare, perché per esempio la mia passione è nata facendo la pasta, il pane, le frise, i panini, tutto ciò che è di panificazione. Tutto con le mani e questo mi dà un senso di proprio di rilassamento, di emozione, mi appaga, mi sento appagata, mi ricorda mia nonna e voi lo sapete benissimo. Il problema è che magari uno pensa: non ho il bimbi, non posso fare la focaccia, non ho il bimbi, non posso fare il pane. Non è vero. Proprio ieri mi è arrivato un messaggio che diceva: non ricordo quale ricetta era, il pane. Ho fatto quella pagnotta che è venuta fantastica. Ma io quella pagnotta l'ho fatta anche a mano, quindi non significa che facendola con il bimbi viene più bella con il bimbi che a mano, no! È soltanto che ti risparmia un po' di tempo e magari tu poi nel frattempo che fai l'impasto puoi fare un'altra cosa. In questo caso io le faccio perché voglio far contente anche le signore che hanno i bimbi, no? Però io, la mia passione nasce con le mani e quindi non vi preoccupate se non avete il bimbi. Allora, proseguiamo con la ricetta, vi dico gli ingredienti. Ok, 700 g di farina 0, 300 g di farina 00, un cubetto di lievito di birra, 20 g di sale, capperi quanto basta, origano quanto basta. 4-5 cipolle, in questo caso sono 5 cipolle medie di una grandezza così e io l'ho affettata. 250 g di olio d'oliva e circa 800 g di passata di pomodoro. Praticamente questi sono i pelati, pelati, quelli che compriamo e li ho schiacciati con la forchetta. Guardate, però grossolanamente, mi raccomando, altrimenti verrà tipo sugo poi. Poi se ci occorre, cioè no, questa ci occorre perché quando andremo a formare le puccette ci occorrerà la farina per amalgamare la puccetta. Ok, incominciamo ad impastare. Intanto mi sposto un po' gli ingredienti. Mettiamo la farina a fontana e ci aggiungiamo anche la farina, i 300 g di farina 00. Li andiamo a mescolare. E poi ci facciamo il buco al centro. Ok, ora ci mettiamo l'olio. Ora ci mettiamo il cubetto di lievito al centro. Allora, volevo dirvi un'altra cosa. Quando voi comprate il lievito di birra, io penso che molti di voi lo sapranno questa cosa, io lo compro, no? E lo metto in frigo. Se però vedete che magari sta arrivando alla scadenza, voi potete congelarlo e anche se poi arriva il giorno della scadenza, ormai la scadenza non ci sarà più perché abbiamo bloccato con il congelamento. Quindi io, per esempio, in questo caso ho messo il cubetto ho preso il cubetto congelato, l'ho uscito fuori un'oretta prima e adesso vado a impastare. State tranquilli che verrà benissimo. Ecco, lo metto qua dentro. Andiamo ad impastare. Vedete, perché poi la consistenza è diversa che è un po' appiccicosa, non è granellosa, però state tranquilli che lieviterà benissimo, poi vedrete. Ok, io comincio ad impastare così e poi mi vado a mettere il sale. Mettiamo nei lati il sale. Ecco, adesso procediamo con l'impasto. E mentre impastiamo andiamo a mettere qualche cucchiaiata di pomodoro. Così si inumidisce la pasta. Sì, dobbiamo mettere quella che si prende, tanto qua il succo, come vedete, nei pomodori c'è. Quindi questa andrà messa nell'impasto a punto giusto. E continuiamo ad impastare.
Il nostro impasto è terminato, come vedete è di colore rosa perché c'è l'aggiunta del pomodoro, dell'acqua del pomodoro, del sugo, diciamo, no? E vedete, guardate, è diminuito. Questo poi andrà a soffriggere con la cipolla. Io adesso mi vado a mettere nella coppa infarinata, così, ci metto la pellicola e lo faccio lievitare per 2 ore circa, e fino al raddoppio con lucina accesa e forno spento. Ci vediamo dopo per la lievitazione e io poi nel frattempo mi faccio il soffritto di cipolla, pomodoro, capperi e origano. E nel frattempo che l'impasto sta lievitando in forno spento con lucina accesa, ho messo un po' d'olio, le 5 cipolle affettate e le andiamo a soffriggere. Aspettiamo che soffriggano un po' per aggiungere gli altri ingredienti. Guardate come si stanno dorendo. Beh, a questo punto già mi viene l'acquolina in bocca a me. Allora, ok, adesso andiamo a mettere il pomodoro. I pomodori a pezzi che ho fatto con la forchetta. Capperi quanto basta, voi mettetevi a vostro piacimento, mi raccomando. Origano e poi sale, assaggiatelo poi, comunque. Andiamo a girare il tutto, possiamo anche abbassare così si cuoce lentamente, pomodoro, e poi una volta cotto spegniamo e aspettiamo a fare le nostre cuccine. Il nostro impasto è bello lievitato. Adesso ci mettiamo, spolveriamo di farina il piano di lavoro e ci mettiamo sopra la nostra pasta pronta per fare i pizzi leccesi. La stendiamo in questo modo con le mani e cominciamo a mettere il composto con le cipolle, che mi sta venendo l'acquolina in bocca di farmi un bel panino. Mamma mia, poi con un po' di peperoncino. Ok, io vado a mettere qualche cucchiaiata, vado a sfregare con le mani in questo modo, in modo che si amalgamino, sempre la stessa cosa, amalgamare, voce il verbo amalgamare. Ok, facciamo in questo modo e poi andiamo a mettere sempre via via il resto che delle cipolle, così, fino ad esaurimento. Ok, questo è il tipo di impasto come deve venire. Ora prendiamo un po' di impasto, così, formiamo una palla, una palletta, e andiamo a spolverare di farina, vedete? In modo che non appiccia. Quando non appiccino più, basta, ecco, devono venire in questo modo. Poi, se voi volete, potete farli venire più grandi, più piccoli, come a voi piace. Ecco, io vado a fare gli altri. Così. Ecco. Quando non appiccica più, significa che sono pronti per essere messi sulla placca. Poi, se voi volete, anziché spolverare la farina di sopra, guardate, formate la palletta. Fate in questo modo, la saltate così non c'è l'eccesso di farina e la mettete nella placca. Guardate. Ora andiamo a fare l'altra. Ecco qua i nostri pizzi. Allora, io ora li vado a mettere in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. Sempre quelle 2 ore circa. Ci vediamo dopo, ve le faccio vedere e poi le inforniamo. Nel tempo che io ho pranzato, le mie boccette, i miei pizzi leccesi sono lievitati. Guardate, ne usciranno anche parecchi, meno male, così siamo tutti soddisfatti. Allora, io ora ho preriscaldato il forno a 200 gradi, mi raccomando, infornateli nella parte alta del forno, forno ventilato a 200 gradi per 35-40 minuti. Però, come dico sempre io, ogni forno a sé. C'è Alice che dice, che ormai mi imita,
La vedete, se la vedete si mette al tavolo, mi imita come io devo fare, come faccio io, ogni forno a sé, mi raccomando. Ormai. Va bene, ok, ci vediamo dopo per la cottura e per l'assaggio. Mi raccomando, che ci tengo tantissimo, che li dovete fare anche questi. Allora, avete mai avete presente quando passiamo vicino al forno e si sente quel profumino di pane, friselle, tutti quegli odori bellissimi, inebrianti che te li porti a casa e che magari vai a prendere il pane e ti viene di comprare tutto? Beh, uscite questi pizzoli accesi, qua c'è lo stesso profumo, il profumo del forno e poi a casa nostra, nella nostra Puglia, immaginate, noi ci teniamo tantissimo a queste tradizioni. Allora, io faccio l'assaggio, guardate, guardate che spettacolo. Io vorrei che lo vedeste. Allora, ecco, questo è l'interno. Vedete la cipolla? Mamma mia, Gesù! Ve lo devo dire? C'è bisogno? Ottimo. Ottimi, sono contenta e soddisfatta. Come al solito vi dico di provarli, mi fate sapere. Un attimo. La ricetta la troverete giù in descrizione, come la troverete manuale, la troverete bimbi, come dico sempre, e mi raccomando, non vi fate problemi se non avete i bimbi. Ok, io sono contenta. Felice di aver passato un po' di tempo con voi nuovamente. Tiziana Manipasta vi saluta e saluta nuovamente Emanuela 70 che l'ho resa contenta per il fatto dei pizzoli accesi e tutti voi i miei iscritti. Un grazie di cuore veramente a tutti quanti. Un bacione da Tiziana Manipasta.